di questa decima puntata spazia da proposte già collaudate a spettacoli di autori che hanno sempre provocato polemiche e reazioni vivaci da parte della critica e del pubblico. Sulla scia di un interesse ancora vivissimo, vi proponiamo un'accurata radiografia del film di Godard, Je vous salue, Marie. Per la musica, una registrazione della Deutsche Grammophon della Manon Lescaut di Puccini. Per il teatro, Ricorda con rabbia in scena in questi giorni a Brescia, poi Raffallone, protagonista di Luci di Bohème, e infine il Teatro dell'Occhio, la mostra dedicata a Dario Fo. Raramente accade che un film giunga sino alle prime pagine dei giornali, tanto più se si tratta di un film destinato normalmente al circuito d'essai o un cosiddetto film d'autore. Ci è riuscito invece questa volta, suscitando clamori, polemiche, sequestri, scandali, Jean-Luc Godard, l'enfant terrible del cinema francese, con Je vous salue, Marie, il suo ultimo film. Godard è un regista che, francamente ve lo confessiamo, non abbiamo mai amato particolarmente, ma che, a cui va riconosciuto un merito indiscutibile, quello di essere stato un autore geniale, corrosivo, spregiudicato, soprattutto a cavallo tra gli anni 60 e 70, portando nel cinema europeo una ventata di aria fresca, nuova, direi anche rivoluzionaria. Je vous salue Marie segue al film Prénom Carmen, che vinse al Festival del Cinema di Venezia nell'83 il premio per la migliore regia, anche se qualcuno disse che fu un premio dato più alla carriera che al film.